Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione di composizionedigitale.net. Nel tutorial di oggi ci occupiamo di un software di una ditta che si chiama Sonokinetic. Questo è il loro sito. E il software in particolare del quale parliamo oggi si chiama Tutti. È un virtual instrument dedicato agli effetti orchestrali e alle textures di suoni di orchestra. Andiamo a ascoltare e dopo vedremo un attimo delle specifiche di questo sito. Andiamo a ascoltare degli esempi delle varie patch. Sono dei campioni, delle frasi o delle texture che coinvolgono tutta l'intera orchestra, quindi non abbiamo suoni separati. Però come vedremo, possiamo scegliere e personalizzare il suono di ogni singolo campione, escludendo o includendo alcune sezioni orchestrali. Andiamo a vedere la prima patch che si chiama Tutti Big Smash, e il nome della patch parla da sé. Andiamo a ascoltare alcuni esempi. Abbassiamo un po' il volume. Queste patch, diciamo di base, abbiamo un minimo di regolazioni, che sono gli alti, medi, bassi, e la possibilità di avere uno stereo oppure un formato mono. Ok, andiamo a prendere la seconda patch, che è Tutti Cluster Textures Sustains with Release. Alziamo un po' il volume. Come sentite, il suono è in loop, quindi possiamo utilizzarlo a lungo quanto vogliamo. Andiamo a prendere una terza patch. Come vedete, in alcune abbiamo una configurazione diversa del menu. Come vedete, in questa nuova schermata, in questa nuova patch, abbiamo delle possibilità di editing. Andiamo a vederle subito per alcuni dei suoni, insomma. Ad esempio, prendiamo questo suono. Allora, come vedete, compare lo spartito, che se cliccato può essere anche ingrandito. E in questo spartito, ecco appunto, abbiamo divise per sezioni quello che succede in questa particolare configurazione.
si vada a selezionare, questa è selezionata la parte degli archi, si va a selezionare la parte dei legni, vediamo le note che vengono suonate dai legni con tanto di dinamica. In questo suono ci sono presenti gli ottoni. Nella partitura ci vengono indicate cosa fisicamente, sia come voicing, sia come dinamiche, e sia come note, cosa fanno gli ottoni. Questa è la parte della partitura che comunque c'è in tutti i suoni. Andando a vedere il menu, cliccando sulle varie impostazioni, possiamo vedere cosa possiamo andare a modificare o cosa no. Ad esempio, suonando, abbiamo un volume generico per tutti, e poi a seconda del suono possiamo andare a modificare il volume delle percussioni, degli archi e dei legni. In questo caso, ad esempio, togliamo tutto tranne le percussioni. Oppure possiamo lasciare solo i legni. Alziamo un po' il volume perché questo ha una dinamica molto bassa. E possiamo andare a modificare anche altri elementi che riguardano invece la microfonazione. Ok, andiamo a prendere un'altra patch. Ovviamente abbiamo due volumi per gli strings, una è la parte diciamo alta, delle frequenze alte, e una è la parte delle frequenze basse, insomma, che vengono diciamo contraddistinte qua nel menu da un contrabbasso e da un violino. Abbiamo la possibilità di memorizzare queste patch, cioè rimangono memorizzate finché noi non cambiamo, finché non cambiamo suono. Cosa viene memorizzato? Il volume generale, la microfonazione e il bilanciamento dei vari strumenti. Ad esempio, prendiamo questo suono qua, passiamo un pochino perché è alto. Dove io sempre vado a togliere totalmente gli strings. Poi prendo un altro suono, dove ci sono entrambi i violini. Se io ritorno al suono precedente, come vedete, la parte di strings è rimasta bassa, è rimasta azzerata. Quindi, finché io rimango all'interno della patch principale, quello che modifico a livello di volumi rimane tale. Posso anche andare a utilizzare i tasti copy, paste, reset. Reset, ovviamente, ho il reset del suono come in partenza. Con gli altri tasti posso andare a copiare il volume che ho utilizzato in una particolare con un particolare tasto e mettere lo stesso volume, lo stesso pesi degli strumenti anche negli altri suoni. Questo mi consente di andare a scrivere, andare a comporre una cue che ha comunque tutte le stesse volumazioni tra gli strumenti. C'è anche questa opportunità che è molto interessante, che è Mark Current Cue as Favorite, e come vedete, come ho premuto questo tasto, si è illuminato una nota qui verde, ci serve per andare a selezionare dei suoni e mettere tra i preferiti, perché magari per quella determinata composizione ho bisogno in particolare solo di tre o quattro
note e posso andare a selezionare. Ad esempio, decido che voglio mettere questa. Poi voglio mettere questa. Anzi, un po' diversa. Ok, questa qua. Come vedete, mi viene vengono selezionati questi tasti dove vengono ripresi le selezioni che ho fatto precedentemente. Un'altra opzione che ho, andiamo a cercare di preciso un cue che può esserci utile per fare questo esempio, è quella dei take. Come vedete qua ho il primo take. E qua invece ho il secondo take. È la stessa identica, per così dire, partitura in entrambi, solo che sono semplicemente due registrazioni diverse. Noi possiamo scegliere se utilizzare l'una o l'altra. Andiamo a prendere un altro suono. Per quanto riguarda le opzioni, che sono i livelli, queste sono le opzioni principali, si ripete quello che avevamo nel suono di prima, generico, alti, medi, bassi e la possibilità di passare dal stereo al mono. Questo è un suono, si chiama Tutti FX Reverse. Passiamo al volume che già abbiamo sentito che è alto. Andiamo avanti. Tutti glissando cluster with crash, ovvero, vabbè, sono dei cluster con il crescendo. I click che sentite ogni tanto non sono dovuti ovviamente al software, ma sono dovuti al fatto che sto registrando lo screen capture di questo tutorial, quindi la RAM diciamo, sta lavorando molto in questo momento, sia per caricare i campioni, sia per registrare questo tutorial. Avanti, tutti hits with stops. Procediamo. Abbiamo tutti long glissandi with crescendo.
andiamo avanti. Altra patch. Tutti long texture, random bending. Procediamo. Stiamo ascoltando veramente due o tre suoni per ogni patch, perché in realtà ne sono tantissimi, tanti quanti sono i tasti celesti comunque, che vedete illuminati ogni volta che cambiamo suono. Questo è tutti Lang Textures. Abbiamo il random downward glissandi. Abbiamo un Tension Builders. Abbiamo anche un Tension Builders B, quindi una seconda versione. Anche qui ovviamente posso andare a togliere, ad esempio, i brass, gli ottoni. Oppure lasciare solo le percussioni. Andando avanti, abbiamo una direct con degli extra, abbiamo arpeggio FX. Abbiamo arpeggio picked. Abbiamo i suoni singoli. Andando avanti, abbiamo arpeggio runs. È un extra, ma è particolarmente utile. È un suono veramente particolare,
particolarmente bello. Vi assicuro che quando si sta componendo serve un arpeggio fatto veramente bene e con tante opzioni tra le quali scegliere, ci sono sempre delle difficoltà nel cercarlo. Qua l'abbiamo come extra gratuito. Bellissimo extra. Poi abbiamo percussions. E l'ultimo extra si chiama Toccata FX. Conclusione, vi consiglio ovviamente l'acquisto di questo software, ricordandovi che non è un insieme di loops, sono degli effetti orchestrali, che è una cosa ovviamente ben diversa, nel senso che sicuramente, a meno che non realizzate delle colonne sonore di film horror anche un po' noiosi, diciamo, questa library da sola non è sufficiente, ovviamente. Va integrata con della composizione tradizionale. Non vorrei si cadesse nell'illusione che premendo un tasto si fa la composizione e lì finisce, insomma. Sicuramente è un addendum molto utile per chi lavora con suoni orchestrali, perché effetti del genere da realizzare con i singoli strumenti richiederebbero molto tempo per la programmazione, quindi è un'ottima aggiunta se già utilizzate suoni orchestrali. Il suono, come sentite, è veramente incredibile, molto efficace. Vi consiglio di fare un salto sul sito della Sonokinetic, che è sonokinetic.net, sulla pagina di tutti, dove potete vedere dei video tutorial in inglese che sono comunque simili a quello che abbiamo fatto in italiano, leggere le recensioni di l'endorsement di alcuni compositori musica film importanti, come esempio abbiamo Thomas Newman, e vedere altri video, altri tutorial e ascoltare degli esempi sulla pagina SoundCloud direttamente di Sonokinetic, che poi comunque vi linkerò qui in questa pagina su composizionedigitale.net. Ci vediamo alla prossima recensione.